Adesso si può, e questo è il messaggio che il presidente nazionale di Legambiente e il presidente di Legambiente Basilicata hanno voluto lanciare durante una conferenza stampa organizzata nei locali di Scambio Logico a Potenza a tutti gli attori coinvolti, ISPRA, Regione Basilicata e Comune di Maratea, nell'iter per il conferimento dell'area marina protetta alla costa marateota, iter fermo da 3 anni anche a causa della pandemia e che oggi, secondo i rappresentanti dell'associazione ambientalista, potrebbe trovare finalmente attuazione, garantendo a Maratea la possibilità di preservare l'ambiente, in particolare la flora, la fauna e la geologia di un territorio spesso soggetto ad eventi calamitosi, e di incrementare la risposta turistica di quella che viene definita la perla del Tirreno. Dopo lo stanziamento del mezzo milione di euro c'è stata la pandemia e quindi l'iter in effetti si è bloccato. Dopodiché nel novembre del 2020 c'è stato un incontro presso il Ministero dell'Ambiente, cui hanno partecipato la Regione Basilicata e il Comune di Maratea, e in questo incontro si è deciso che ISPRA, quindi l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale, avrebbe dovuto fare degli studi per valutare la possibilità di istituire effettivamente l'area protetta e soprattutto di fare una proposta per la zonizzazione della stessa. Ci sono territori che sono cresciuti economicamente grazie all'istituzione di aree marine protette. Sono state esperienze che sono diventate da territori complicati sotto il punto di vista ambientale. Pensa alla Porto Cesareo in Puglia, che era conosciuta per essere il comune dell'abusivismo. Oggi è diventata una delle aree più importanti sotto il punto di vista della protezione della natura e dello sviluppo turistico che c'è dietro questa attività.